Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Barbara Vitali, storica collaboratrice del Volo, è morta dopo un brutto incidente stradale in cui è deceduto anche un uomo di 49 anni. La donna, di 54 anni, è spirata all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dopo l'incidente avvenuto domenica 7 luglio. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dal gruppo musicale e da Michele Torpedine. Michele, Ignazio, Gianluca Piero, insieme a Eliana Dalila Biondi, Roberta Natali, Cristina Gelsi, Liliana Torpedine e tutti i collaboratori della M&T Opera & Blues Management si uniscono in un abbraccio a tutti coloro che hanno amato Barbara e che la terranno sempre nel loro cuore. Barbara continuerà a occupare un posto speciale nei nostri cuori, si legge nel comunicato diffuso per annunciare la triste notizia. Barbara Vitali ha lavorato a stretto contatto con il Volo per lungo tempo, contribuendo al successo del gruppo con il suo impegno e la sua passione. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della musica e nei cuori di coloro che hanno avuto il piacere di conoscerla e di collaborare con lei. Il dolore per la perdita di Barbara è profondo e diffuso tra amici, colleghi e fan che hanno avuto modo di apprezzarne il talento e la generosità. Il suo ricordo resterà vivo e luminoso, come una stella che brilla nel cielo notturno. Che possa riposare in pace, sapendo di essere stata amata e apprezzata da chiunque abbia...